avuto il tempo necessario per riorganizzarsi e cercare di far male. In effetti nel primo tempo il Foggia non c'è stato, parliamoci chiaro. Nella ripresa la reazione era dovuta, peccato per il secondo gol preso, e tra l'altro bisogna sottolineare in pratica che Martina ha tirato in porta due volte, insomma, ha fatto gol. Però poi non mi è sembrato il solito Foggia molto ben organizzato. La differenza tra il primo e il secondo tempo sta soprattutto nei cambi, perché insomma, onestamente, ancora una volta l'innesto di Sasa a me non è piaciuto molto perché ha rallentato molto il gioco. Non mi è sembrato molto attivo, non ha fornito tutti quei palloni che di solito si forniscono alle punte proprio da un centrocampista con i piedi buoni come i suoi. E che dire, insomma, è un po' ancora da rivedere, sinceramente, perché queste partite non le puoi perdere. È vero anche che, insomma, avresti potuto pareggiare la partita se i due pali non avessero ostacolato le conclusioni del Foggia, però, insomma, onestamente, mi è sembrato che il pareggio sarebbe stato giusto, sì. Però c'è da rammaricarsi per il primo tempo non giocato da Foggia, da Foggia. Ma la formazione iniziale, che poi è stata smentita, no? Perché ha cambiato sia Mazza che è sostituito Mazza e ha sostituito Bencivenga. Qualche dubbio te l'ha lasciata? Perché non sono Sì. stati innesti sbagliati, sono stati messi dall'inizio questi. Lo so, secondo me è stata sbagliata questa formazione, perché ripeto, Mazza, per quanto possa godere della stima di De Zerbi, finora sinceramente non mi è sembrato all'altezza degli altri e non mi è sembrato possa fare la differenza in futuro. Non dimentichiamo insomma che con il rientro di Quinto, rispetto alle gare in cui Quinto è stato assente, il Foggia ha perso un po' di velocità, ha guadagnato sicuramente in organizzazione di gioco. Però è già un po' più lento con l'innesto di Quinto. Mazza non mi è sembrato capace di velocizzare il gioco, ecco, anche da metà campo in poi. E dunque, secondo me, insomma, con un Dall'Occo che peraltro mi pare che sia in perfette condizioni fisiche, forse avrebbe potuto diventare più produttivo il gioco del Foggia. È vero, è vero. Abbiamo pagato un pochettino queste. Beh, può sbagliare anche lui, poi insomma, non abbiamo la Oh, per controprova. carità. Per carità, nessuno adesso vuole dare la croce addosso a De Zerbi. Resta il fatto però che queste sono partite che non devi assolutamente perdere, soprattutto in questo momento del campionato. È una gara che era sicuramente alla portata del Foggia, perché Tommy Martina non mi è sembrato un avversario insuperabile. E quindi diciamo che le corde questa volta se le deve assumere la squadra, che non ha giocato così come ci ha abituato a farci vedere. Insomma. Il primo tempo, ripeto, secondo me è proprio completamente da annullare. Mi sono quasi annoiato addirittura a un certo punto perché non vedevo assolutamente uno sviluppo nelle trame di gioco del Foggia. Il Foggia del secondo tempo sicuramente è molto meglio, però ecco, sono partite queste che non puoi lasciarti sfuggire. Va bene, allora Un senti. saluto agli amici che sono collegati, peraltro, che mi fa piacere di vedere. Domenica scorsa io ero in ascolto, Ah. ho preferito non intervenire perché mi piaceva il dialogo che stavi facendo con gli altri due ospiti. Sì, oggi ci siamo preparati bene, fra l'altro quello che stiamo dicendo adesso lo registriamo e lo mandiamo dopo, lo monto un pochettino, ma insomma è un divertimento giusto per lasciare un segno soprattutto degli amici che ci seguono da lontano e da fuori, e mi sembra giusto. In questo momento ci sono Vincenzo da Pomarance, Manu dalla Germania e Valentino da Roma. Sì, stavo vedendo anche Manuel, se non Sì, sbaglio. Manuel ci sente. Allora, chi vuole intervenire ora? Vincenzo? Buonasera Vai, Vincenzo, vai. a tutti. Buonasera a tutti, sono Cesare, amico Antonio, artista, e seguo per quello che posso. Beh, cosa dire della partita? Molto, un approccio insufficiente della squadra, dopo almeno 3 minuti, anzi nemmeno, primo tempo insufficiente, resistente, secondo tempo meglio, però ecco,
tardi anche nel secondo tempo, stanno castigati. Per quanto riguarda gli esperimenti, io a questo punto sarei a capo delle produzioni. L'ennello sulla pasta, insomma, un po' di più, anche se l'esperimento della scorsa domenica ha fatto la messa di però insomma, cavallare con il ritardo Vincenzo, sistema un po' il microfono. Sistema meglio il microfono. È stato un sopra. Sì, avvicinati che è meglio, dai. È stata soprattutto una mancanza di un approccio quasi indecoroso. Ora mi piacerebbe sentire il presidente dire c'è qualche problema, Vincenzo, sull'audio. Sul tuo audio c'è qualche problema. Forse togliamo se togli il video e rimani solo con l'audio, proviamo a vedere se riesci a gestirlo. Nel frattempo sentiamo un po' Manu o Valentino. Manuel, dai. Vai. Ok, grazie. Allora, innanzitutto un saluto mitico a tutti i mitici dalla Germania. Allora, diciamo che il signor Cepa, diciamo, ha detto quello che io un po' pensato mentre vedevo la partita, cioè la partita. Veramente il primo tempo non ho visto una partita, io ho visto, diciamo, una specie di tipo di opera, che comunque i giocatori, non lo so, nel primo tempo non erano mai entrati in partita di una lentezza, poi hanno fatto questo primo gol di 3 minuti, poi come al solito, così come con il Barletta, sono praticamente in fissa difesa, e ogni volta che noi abbiamo comunque una squadra che si chiude totalmente, noi non riusciamo, diciamo, a sfondare questa corazza. Abbiamo avuto, cioè, poi dopo che c'è stata questa espulsione, abbiamo potuto fare qualcosa poi nel secondo tempo. Infatti, se il Foggia avesse giocato bene nel primo tempo come nel secondo, signori, noi anche questa partita avremmo vinta. Eravamo vinti, certo, non da 4-0, perché però insomma 1-0, 2-0 si poteva comunque fare. Io però mi chiedo una cosa, e ne parlo tempo fa anche con Biagio, con Valentino, con i miei colleghi, insomma, ma Mazza, cioè, a me non lo so, questo calciatore, no? È la mia impressione, non riesce a produrre. Perché io voglio capire se questo calciatore, che il mister comunque si ostina ancora a tenere, allora dice va bene, Mazza viene dalla Spagna, e certamente un giocatore che viene dalla Spagna in un paese, in una città come Foggia, fa notizia. Ma se noi parliamo di produttività e di qualità, signori, le cose non sono proporzionali, perché comunque questo ragazzo ha campionato abbondantemente, incominciato, visto che noi stiamo al secondo, alla prima partita di ritorno, mi pare, questa è la prima di ritorno, no? Sì, la prima di ritorno. Non è che stia facendo, cioè, io mi aspettavo qualcosina di più. Poi abbiamo visto questo Martinez che faceva come con le altre squadre del Napoli, che appena faceva un fallo aveva perso minuti su minuti su minuti. Infatti io ho scritto pure, ma che giochiamo contro una squadra campana? Che ogni volta cadevano e rubavano minuti a Iosa. Poi dobbiamo parlare del portiere, che si apriva con grande calma, ma proprio con molta calma. Infatti mi meravigliavo che l'arbitro avesse avuto qualche cartellino. E poi nel secondo tempo abbiamo visto un Foggia che ci ha fatto divertire, che ci ha fatto, ci ha regalato qualcosa, ad esempio un bel gol su punizione. Però cioè, io insisto che vanno fatti dei rinforzi, che vanno fatti dei rinforzi a centrocampo, che vanno fatti dei rinforzi in difesa, perché se tu prendi un gol dopo 3 minuti, dopo poco tempo, cioè questa cosa non va. E poi, secondo me, Mazza, per il nostro tipo di calcio, di campionato, non è che sia proprio, non lo vedo al posto giusto.
C'è un intervento in chat di un amico che chiede: ma se gli esperimenti non li fai col Martina, con chi li fai? Ma è così, Tonio? No, assolutamente no. Questi esperimenti si possono fare in settimana ed è giusto poi magari verificare sul campo, ma non in questa partita. Secondo me questa era una partita importante, perché in pratica avevi la grossa possibilità di agganciare il quarto posto, perché tra l'altro avresti avuto anche la supremazia sulla Casertana, che avresti raggiunto a fare punti, perché abbiamo vinto lo scontro diretto, e dunque un segnale importante per il campionato e soprattutto per gli avversari. Per quanto riguarda, ecco, gli esperimenti vanno verificati progressivamente, ma secondo me in questa partita non era proprio il caso, considerando che, tra l'altro, ripeto, non voglio mettere il dito nella piaga, però in effetti Mazza non mi è sembrato quantomeno adatto al gioco del coach, perché non riesce a velocizzarlo. Sicuramente è un giocatore dotato tecnicamente, ma in questo caso il coach aveva bisogno di più dinamismo al centrocampo, proprio perché Quinto in genere porta a rallentare un po' l'azione. Allora, un Gerbo che è indisponibile perché comunque ha avuto qualche problema fisico durante la settimana, ma un Gallocco che invece ha sempre dimostrato di avere grinta, di avere la famosa balla alla bocca e soprattutto di essere capace anche di fare partire l'azione dopo aver fatto interdizione, secondo me sarebbe stato forse più utile da schierare, e probabilmente forse ne avrebbe guadagnato parecchio, anche perché, ripeto, dobbiamo rapportare il tutto anche all'avversario, che ha avuto la fortuna di entrare in vantaggio, ma poi si è chiuso, come giustamente capiterà spesso con le squadre che si sentono inferiori al conto. E il fatto stesso di quelle perdite di tempo di cui parlava Manuel, mi pare, è la dimostrazione di quanto potessero tenere la reazione del conto. Reazione che noi abbiamo avuto soltanto nel secondo tempo, ma grazie ai cambi, perché Cavallaro si è reso protagonista delle solite incursioni sulla fascia sinistra, ha cercato di mettere in mezzo tanti palloni, ha poi impedito tra l'altro ai centrocampisti avversari di avanzare. Infatti il Martina nel secondo tempo non ha visto la metà campo del Poggio, l'ha guardata da lontano, se non in un paio di rilanci anche piuttosto fortunati. E poi con lo spostamento al centro di Amello, che sinceramente sulla sinistra, al di là della grande volontà del giocatore, l'ha dimostrato domenica scorsa, l'ha dimostrato anche oggi, però non è secondo me il ruolo a lui più congeniale. Ghiremello è uno che quando riceve palla anche spalle alla porta riesce a girarsi, quantomeno riesce a seguire il compagno, cosa che insomma da sinistra mi è sembrato non avesse molte possibilità di fare. E dunque questi esperimenti rimaniamoli un altro momento, adesso è il momento di rincorrere le squadre avversarie, perché se allungano di nuovo in testa, come abbiamo anche dimostrato con le grafiche che Massimo ha fatto vedere venerdì in trasmissione, no? È difficile, sembrano pochi sei punti, ma sono difficili da recuperare nel momento in cui le squadre di testa continuano comunque a non perdere, e questo è importante. E dunque adesso non allontanarsi molto dalla quarta o dalla terza posizione per il momento, diciamo che sarebbe stato sicuramente l'obiettivo da raggiungere. Così facendo, quegli esperimenti, ecco, si rischia di perdere invece questi punti come accaduto oggi. Sì, poi fra l'altro quello che hai detto ci trova spesso concorde, soprattutto il discorso sulla posizione di Iemmello, che è una novità che non è stata molto capita, è passata in secondo piano perché abbiamo asfaltato la Paganese, però... Valentino, tu che dici? No, infatti secondo me non è riuscito nemmeno la settimana scorsa l'esperimento, insomma, e anche tutto è stato nascosto da 4-0, però a me non era basso questo grande risultato, insomma, l'esperimento di Emerald Largo, anche perché ha perso un sacco di palloni, forse non ha le caratteristiche per giocare in quel ruolo là. E poi la partita di Pagani fa storia a sé, perché abbiamo giocato tutta la partita in 11 contro 10, la squadra comunque più debole di noi, siamo andati subito in vantaggio, è stato tutto in discesa, questa è stata un altro tipo di partita ed è stata forse preparata, non so. Cioè, il problema degli esperimenti forse si rilascia direttamente al problema degli attaccanti, perché abbiamo attaccanti che non segnano, e quello forse è il problema più serio. Di me non so quando ha fatto l'ultimo gol, sarà stato 5-6 partite fa. Sì. Cavallaro, secondo me, è l'unico che riesce a creare superiorità, a inventarsi qualcosa, insomma, però, perché Cavallaro in panchina? Perché Cavallaro in panchina nelle ultime partite? Parte in panchina
Antonio, dicevo Valentino, Cavallaro nelle ultime partite è partito dalla panca, è entrato dopo, problemi però, fisici, scelta del tecnico. Però diciamo, oggi è mancata diciamo, la difesa e subito si è sgregolato tutto, perché l'altra volta magari c'è stato un impiede di difesa e in qualche modo il gol lo facevano. Oggi ci sono punti sotto due gol di Martina e gli attaccanti comunque nemmeno oggi hanno segnato, perché anche oggi abbiamo segnato la punizione e tutto quello che c'era da sbagliare hanno sbagliato, poi hanno preso il palo, una cosa e l'altra, però è importante che segnano. Noi la prendiamo un po' a ridere, tu continui a criticare Bencivenga, ma mi sa che hai ragione. È il giocatore più scarso che abbiamo, cioè, ci ha tolto un sacco di punti, troppi errori decisivi. Diciamo che non dà il massimo. Ma Bencivenga e Mazza chi togliamo? No, Bencivenga subito, poi Mazza magari fa meno danni, no? Mazza sì, sta lì in mezzo. Bencivenga ci ha tolto veramente un sacco di punti. Eppure era partito con, cioè almeno insomma, anche Mazza la stessa cosa, Bencivenga si sperava che desse molto di più. Poi purtroppo un errore da parte sua in quella zona del campo vuol dire un gol fatto per gli avversari, no? San Narciso non può metterci sempre una pezza. Però appunto oggi San Narciso ha fatto il mal del Noia di Poggio. È vero? Ha fatto proprio come mal del Noia quando gioca qui da noi nel Bayern o qui nella nazionale, ogni tanto faceva queste... uscite. Ma quelli non stavano oltre la metà campo, al massimo lancio lungo nel secondo tempo, più di quello non facevano, cioè è stato costretto a fare questo, è vero Tonio? Però anche sì, ovviamente vai. No, dicevo, secondo me se non avessimo fatto il gol su punizione anche oggi non, la reazione è arrivata dopo la punizione, prima sì abbiamo reagito ma non è che stavamo producendo tutto questo granché anche sul 2-0, poi è arrivato il gol, è arrivato subito dopo l'espulsione e lì un attimo ci siamo svegliati, ma altrimenti andava a finire così con 2-0 probabilmente, perché se non ci stava l'episodio della punizione non avevamo mai tirato in porta a parte Sarmo all'inizio. Beh, anche perché loro si sono un po' disuniti, cioè loro dopo hanno avuto paura di farsi rimontare, non sono stati accorti alla stessa maniera, avevano anche uno in meno. Però nel primo tempo sostanzialmente anche per colpa nostra facevamo... il primo tempo l'ho visto di più, nel secondo tempo sono stato impegnato a sistemare Skype, però nel primo tempo c'era questo gioco ripetuto e ormai capito bene del lancio dalla destra a Iemmello a sinistra che veniva regolarmente anticipato, anche perché ormai l'avevano capito, il lancio lungo non è una sorpresa. Quindi noi abbiamo avuto molte meno possibilità di entrare nell'area avversaria. Dai, insomma, siamo d'accordo tutti quanti che questa volta qualche responsabilità in più ce l'ha sicuramente l'allenatore, ecco, insomma, qualche dubbio su quella formazione ci è venuto a tutti all'inizio. Che dite? Alla fine, per quanto riguarda, sì, sicuramente come hai detto tu, Biagio, un po' l'allenatore deve un po' lavorarci sulla squadra e cambiare un po' il repertorio, mettiamo così, perché come detto tu c'è una certa monotonia nelle azioni, ma sul fatto anche dei rinforzi che avrebbe comprato qualcuno, cioè sono d'accordo comunque, perché pure questa cosa secondo voi se ne pensate? Ma io mi intervengo anche perché poi dovevi scappare e posso dire che sono d'accordo con Manuel, giusto? Manuel, sì. Già. Perché in pratica se De Zerbi, o meglio, se il campionato ci proporrà questo tema, che sarà sempre purtroppo più ricorrente, di trovare difese molto ammottonate, occorre sicuramente, come lo stesso De Zerbi peraltro ha detto, un elemento che sia capace di trovare una chiave diversa, di trovare un'alternativa. E quindi un elemento che probabilmente dovrebbe avere le caratteristiche diverse da tutti e tre gli attaccanti che abbiamo adesso. E quindi un attaccante secondo me comunque dovrebbe arrivare. Poi è evidente che ecco perché qualche responsabilità questa volta la do a De Zerbi. Di solito si dice squadra che vince non si tocca, e in effetti lui avrebbe dovuto quantomeno seguire questa linea. È vero che mancava Gerbo, però l'unico che ha delle caratteristiche diverse forse dalla NASA, ma sicuramente più vicine a quelle di Gerbo, è proprio da Locco. Io torno su questo tema perché da Locco ha dimostrato sia l'anno scorso sia in questo campionato quando è stato utilizzato di essere sicuramente più dinamico, più forte nei contrasti, e però è capace anche di partecipare all'azione d'attacco e quindi di favorire magari lo sviluppo del gioco delle punte.
Allora, ecco che l'attaccante sicuramente occorre. Per la difesa, secondo me, potrebbe anche restare così, anche se io preferisco sempre Loiacono a Bencivenga. Perché se è vero che Bencivenga spinge un po' di più di Loiacono, è anche vero che sbaglia più di Loiacono, spesso e volentieri. Sia in fase difensiva, perché purtroppo lo si muove sempre molto alto, no, sulla fascia destra, sia perché poi quando si tratta di aprire per le punte, quando riesce ad arrivare sul fondo, spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Ed è grave perché poi permette anche di ripartenza degli avversari. Bene, Vincenzo, vediamo se abbiamo recuperato il tuo audio. Speriamo, dicevo, che questa partita abbia tolto qualsiasi dubbio alla dirigenza rossonera per acquistare qualche giocatore, come diceva prima, differente, una punta, e ci metterei anche un centrocampista, perché oggi Agnelli e Ingo si sono sentiti poco, si sono visti poco nell'interno del gioco. E quindi speriamo, ecco, che questa possibilità, questa sconfitta, faccio riaprire i nostri dirigenti. Abbiamo ancora qualche giorno. Che dici, Valentino? C'è un amico in chat che dice: ma non bastava tenere Colombaretti. Vabbè, se per questo bastava tenersi anche Gini, voglio dire. Vabbè, sì. Ho capito, però poi c'è anche una questione, cioè poi facevamo una squadra di gente molto esperta, che è un modo elegante per dire gente un po' in là con gli anni, Sono d'accordo con te, Biagio, però basti vedere, no, lasciamo perdere la differenza di categoria. Però Giglio è andato a Taranto e ha continuato a segnare, e quindi un'alternativa esperta come Giglio in partite difficili da sbloccare, poteva essere comunque un fatto positivo. Anche perché non credo che sarebbe costato moltissimo. Sì, è vero. Infatti noi stiamo superando quel gioco, la mancanza di un attaccante che segna. Che tutte le squadre che ci sono davanti, le partite così le risolvono con una giocata in Lecce, appunto ad Aversa, con la rovesciata dei Moscardelli. Il Benevento oggi, ho visto un pezzo di partita, ha combinato granché, è arrivato a mezza palla all'attaccante e ha vinto la partita. E ci serve uno che segna. Uno spietato, diciamo, mezza occasione deve essere gol. Sì, uno come Giglio, insomma, per capire, non al di là della persona, uno come Giglio come caratteristica, uno di quelli che è messo lì davanti, insomma. Probabilmente se le palle non arrivano giocabili agli attaccanti, un po' di problemi nel gioco c'è, insomma, ci sono un po' di problemi anche lì. Perché se non fai gioco non gli arrivano palle decenti. Poi sono stati un po' sfortunati, poi diciamola tutta, perché anche Sarno poteva farlo subito il gol, il film sarebbe stato diverso. Con i sei non si fanno le partite, non si fa la storia, ma è evidente, quello è un minuto dopo. Sì. Non so se avete notato, no? Nel corso del secondo tempo in particolar modo, ci sono state tre situazioni in cui due giocatori del Foggia si sono ostacolati in una fase nevralgica di gioco, cioè eravamo nell'area avversaria. Non a caso avete visto anche un po' di battibecco tra Agnelli e Sarno, tra Agnelli e Loiacono, quando Loiacono entra niente, entra Sarno, o la conclusione a rete, o addirittura il passaggio smarcato per un compagno nell'area piccola. Anche queste cose, ecco, segnale che in pratica c'è qualcosa da rivedere lì davanti, nel senso che gli attaccanti, è vero, non segnano molto, però oggi per esempio non è che abbiano avuto tutte queste grandi occasioni, perché i migliori sono andati quando è entrato Cavallaro e quando poi il Martino è rimasto in 10. Quindi anche lì bisogna intervenire, secondo me, nel senso che la peresia di gioco che molte volte prende il Foggia quando è in vantaggio, soprattutto poi alla fine non produce, anzi produce danni. Beh, vogliamo concludere con qualcosa in prospettiva. Che facciamo? Domenica si riparte? Cioè, con la prossima partita si riparte o peserà questa sconfitta? Perché poi viene dopo anche un... Cioè, ci siamo in più di un'occasione, ed è capitato spesso, contro il Barletto e contro il Martina, noi dopo una prestazione, almeno dal punto di vista del risultato, importante, ci siamo illusi, vedevamo lì l'ingresso nelle prime quattro o addirittura la possibilità di aggancio più sopra, poi ci arriva una squadra
come il Martina e ci batte. Cioè, arriva il Barletta che però sta poi ha dimostrato di aver vinto anche le partite successive, eh. Quindi forse il Barletta così scarso al di là di tutto non doveva essere, si è vinto anche quello dopo. Ha vinto anche oggi, la quinta partita consecutiva. E voglio dire, poi a questo punto sarà un caso, non lo so, così come il Lecce ha perso con noi, poi ha continuato a perdere, anche se adesso ci ha superato, però siamo lì, eh. Insomma, che succede? Succede questo, secondo me, poi chiudo che vi saluto perché non voglio scappare. Ha fatto più male la vittoria di Pagani che non la sconfitta di oggi, secondo me. Da un po' che darci una spinta ulteriore per tornare a ragionare di più e quindi comunque continuare poi alla rincorsa. Però ripeto, ha fatto male la vittoria strepitosa di Pagani, e invece credo che questa sconfitta, tutto sommato, possa essere un bagno di umiltà. Salutare, ecco. Sì. Va bene, grazie Tonio, grazie a nome di tutti. Saluto Vincenzo e saluto Valentino, naturalmente buona settimana a tutti e ci risentiremo magari alla fine della settimana prossima. Ciao Tonio, grazie. Ciao. Bene ragazzi, allora a questo punto dico una cosa, diciamo che è meglio perdere, diciamo sarcasticamente, meglio perdere adesso, che siamo comunque prima di ritorno, perché io non vorrei che noi facessimo lo stesso di anni scorsi, cioè che poi facciamo magari un giorno di andata ottimo e poi nel ritorno siamo un po', diciamo, in fase calante. E questa è una cosa che per quanto mi riguarda bisognerebbe assolutamente evitare. Sì, come ha detto il signor Sepa, è importante questa sconfitta perché abbiamo fatto un po' di bagno di umiltà, perché noi siamo già questa settimana, si è parlato di Foggia che si punta alla Serie B, che comunque ce la possiamo fare. Evidentemente sì, ce la possiamo fare, ma sulla carta funziona tutto. Però, come ha detto prima, queste partite devono essere comunque vinte, perché poi più andremo avanti e più veramente poi le cose incominciano a essere messe, comunque bisogna stringere i denti e cercare di vincere. Adesso bisogna vincere e fare un sacco di punti, però io insisto nell'idea che ci vorrebbe un importo in più, assolutamente. Sennò, va bene, Valentino, allora concludi anche tu cioè è difficile concludere dopo una sconfitta, è più facile dopo una vittoria, però leggo anche in chat l'amico da Torino che dice che è incavolato nero e gli passa la foglia di vedere le partite del Foggia. E un altro che ci dice non abbiamo più possibilità di perdere punti in giro. Insomma, Valentino, che facciamo? Bisogna cercare di rimanere agganciati a queste prime squadre per aspettare la primavera, perché poi lì penso ci saranno molti scontri diretti in quel periodo e se vogliamo fare qualcosa per i playoff sarà lì il momento, però non ci possiamo allontanare troppo, perché già oggi è stata dal punto di vista aritmetico per la classifica oggi è stata una, non dovevamo perdere, poi se serve per l'umiltà io preferisco vincere e fare in altro modo il bagno d'umiltà. Sì. Meglio vincere bene che perdere male. Il bagno d'umiltà per il semplice motivo che se tu vinci 4-0 e poi comunque cominci a fare maneggiamenti, non dico noi, perché si pensava, io in questo senso dico, non se anche pure io volevo che ci vincesse il Foggia. Però no, tante volte sai, si riescono a parlare di colpi, uno magari pareggio pure è sempre. Però magari serve davvero a darci sta scossa, già da domenica. La domenica sarà una partita simile, immagino, qualcosa in casa nostra. Credo verranno a fare la partita allora. No, ma nessuno regala niente, il campionato è difficile per tutti. E poi quando incontri il Foggia è sempre una partita importante per gli altri. Vincenzo, allora dimmi Valentino, dimmi che dici. Un attaccante segna e il terzino destro secondo me sono fondamentali. Il terzino destro lo do per scontato, sì. Vincenzo, allora tu hai cominciato, magari finisci così salutiamo tutti. E ovviamente io ringrazio voi tre, ringrazio Tonio e lo dico subito, vi aspetto alla prossima partita. Però se c'è qualche altro amico che si vuole aggiungere, problemi non ce ne sono, noi possiamo tranquillamente aggiungere altri amici alla multiconferenza. Vincenzo, concludi tu. Allora, non ho un nome per indare, per dire brevemente, sono con tutti gli amici di Valentino, Romano, saluto, con
grande Sepa. Oggi era una partita che si doveva vincere, oggi era una partita che si doveva vincere, in cui non ci dovevano essere esperienti di sopra. Il mister ci passano delle sorprese, noi insomma, domenica prossima dobbiamo vincere, perché oggi era la giornata per alcanzare la settimana, dovevamo fare questo scatto di orgoglio. Abbiamo avuto un approccio, ripeto, un approccio bruttissimo, oggi siamo iniziati un tanto di campo, siamo stati il secondo. È brutto dire, la squadra che cambisce quando uno lo preoccupa, questa è la partita. Va bene, io ringrazio tutti. Siete stati gentili e cortesi, siete dei mitici e quindi non ho mai dubbi su questo. E ci sentiamo e ci aggiorniamo la prossima volta sperando di commentare. Beh, abbiamo esordito con una vittoria 4-0, adesso abbiamo testato la sconfitta, vediamo di non farne altri di test del genere. Ci rivedremo a commentare, spero, una partita ben diversa. Non sai che ci diremo il pareggio per la prossima di questo. No, spero di no, perché col Cosenza in casa ne abbiamo già regalato uno di punto al Cosenza, e noi ne abbiamo persi due. Mi sembra che i regali li abbiamo finiti, no? Vabbè, c'era rimasto qualcosa per la Befana da fare, l'abbiamo fatta oggi, adesso vediamo di fare meglio. Ciao ragazzi, ciao amici, ciao. Saluti a tutti. Allora, forza Foggia! Viaggio come sempre per possibilità. Ciao, grazie. Ci sono l'opportunità di salutare il gruppo Facebook di foggiani che vivono in Toscana. Benissimo, un saluto ai foggiani che vivono in Toscana, un gruppo Facebook del quale mi onoro anche di far parte, non vivo in Toscana, ma mi hanno accolto lo stesso. Grazie a tutti, ciao ragazzi, buona serata. Un saluto dalla Germania, grazie ancora, viaggio. Ciao. Ciao Vale, ciao Manuel, ciao Vincenzo. Ciao. Auf Wiedersehen.